Giocare il porto, uno degli slogan di questi Taranto Port Days 2022, che hanno visto la partecipazione di numerose associazioni sportive del territorio, tra queste il gruppo Support, presente al completo con la Polisportiva 74020, il Baskin e la Virtus Basket Taranto. Per quanto riguarda la giornata del Port Days, noi abbiamo, sposato questa manifestazione, questa causa, perché comunque la Fondazione 25, ci onora sempre della partecipazione a questi eventi, perché crediamo fortemente che comunque portare una giornata di domenica, i bambini in una zona bellissima quale questa praticamente della città di Taranto, comunque rappresenti un impegno che va oltre lo sport, cioè nel senso noi vogliamo comunque che i bambini interagiscano fra di loro. Noi come impegno, come società, cerchiamo sempre di essere presenti, e, anche perché comunque Taranto, in occasione anche dei giochi che ci saranno del Mediterraneo nel 2026, comunque sta cercando di adoperarsi quanto più è possibile, perché queste manifestazioni non sono scontate, secondo me, sono delle manifestazioni che lasciano il preludio a delle situazioni sempre più importanti. Ma lo sport può essere davvero una risorsa per la città di Taranto? Lo scenario che noi abbiamo praticamente sempre anche nei media, nelle trasmissioni, nelle varie cose che ci vedono protagonisti, Taranto è sempre bollata come una città, comunque, cioè, si parla sempre e soltanto di Ilva. Però noi vogliamo dare un aspetto, consentitemi, più ottimista, cioè nel senso far vedere una realtà, quella di Taranto, che magari sta progredendo dal punto di vista sportivo. E quindi noi che abbiamo praticamente anche come polisportiva, non solo come basket, ma anche pallavolo, baskin, impegniamo sempre i nostri ragazzi, e per fortuna le famiglie ci premiano perché ci seguono. Comunque ogni volta che c'è la possibilità noi partecipiamo, perché crediamo fortemente in questo impegno.